Innanzitutto sono stato contentissimo di aver lavorato insieme con le due squadre, perché sono stati momenti importanti insieme, si è giocato, si è anche, ci si è conosciuti meglio, diciamo così. E siccome sappiamo benissimo che gli Under 20 sono un gruppo molto tecnico, piano piano dovranno cominciare a inserirsi nella squadra senior. E questo, queste due settimane ha aiutato a questo obiettivo. Abbiamo lavorato più di quello che pensavamo, perché pensavamo di avere diversi problemi di ripresa. Invece tutto sommato è andato molto bene. In questa ultima settimana a Chieti abbiamo fatto pallamano vera. Non abbiamo fatto le classiche partite né amichevoli, perché non volevamo alzare l'intensità, ma nello stesso tempo si è giocato anche in gioco veloce, attacco, difesa, si sono provati degli schemi. Non abbiamo fatto sessioni di tiri o collaborazioni tra giocatori, in quanto volevamo appunto ridurre il più possibile l'intensità, però si è lavorato, abbiamo fatto riunioni, abbiamo fatto discussioni. Speriamo di aver fatto cosa gradita ai club di questi giocatori, perché si ritroveranno sicuramente preparati anche mentalmente, perché si vedeva la grande voglia, e questa rimane dopo due settimane fatte in questa maniera qua, e sicuramente dal punto di vista della preparazione atletica partiranno con il vantaggio, con meno rischi di infortuni e di ripresa. Finisce questo raduno, ma ne inizierà presto, tra qualche giorno un altro, stavolta con l'Under 18, che ha un altro grande appuntamento, gli europei di gennaio di categoria. Sì, anche lì cerchiamo di rimediare il periodo di inattività con una squadra non perfettamente preparata, forse che deve lavorare più dell'Under 20, e gli obiettivi saranno diversi, perché prevediamo un adattamento più veloce e cominciare subito a entrare in campo, seppur con le dovute attenzioni, magari facendo un allenamento al giorno. Abbiamo allargato il numero di convocati, perché dobbiamo prendere l'occasione per poter vedere diversi ragazzi che erano stati scartati e vogliamo dare un'altra chance.